Anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Ampia pagina anche questa edizione dedicata al coronavirus e agli effetti su tutta Italia, ma anche sulle isole. Innanzitutto, da ieri c'è il nuovo decreto del governo con le nuove restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti e gli affollamenti su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda gli assembramenti, anche sull'isola di Ischia continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine, che tra l'altro hanno controllato nella giornata di ieri domenica alcuni locali a Forio, a Citara e nel porto di Ischia. Ed ancora i controlli agli imbarchi di traghetti dagli scafi a Pozzuoli, ma anche a Napoli, al Beverello e a Porta di Massa. Due turisti lombardi sono passati oltre i controlli, sono arrivati sul porto di Procida, sono stati identificati e rispediti al mittente. E poi ferme anche le partite per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti fino al prossimo 3 aprile. Non si giocherà quindi in Eccellenza ed in Promozione. Questa sera dibattito a pallone fermo durante la diretta di A Bordo Campo, il commento. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia senza fine. Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio.
Coronavirus, stretta di vite, tra divieti e prescrizioni al governo le nuove misure che limitano le attività e gli spostamenti in tutta Italia fino al 3 aprile, divieto di spostamento dalla Lombardia e da altre province del nord. Coronavirus, i controlli per evitare folla nei locali pubblici, le forze dell'ordine intervengono anche sulle isole per il rispetto delle regole di assembramento in pub, bar e ristoranti. 40 persone trovate dai carabinieri in un locale di Forio, controlli anche a Ischiaporto. Procida, due turisti lombardi bloccati allo sbarco sull'isola, agli imbarchi di Pozzuoli e Napoli avviati i controlli della temperatura, in due sono arrivati a Procida prontamente fermati dai vigili urbani e rispediti indietro. De Luca avverte, quelli giunti dal nord si autodenuncino e si mettano in quarantena. Lega Nazionale Dilettanti, ferme le gare fino al 3 aprile. Il consiglio direttivo della Lega ha deciso lo stop delle partite. Questa sera in diretta dopo il TG, a bordo campo il commento, il calcio isolano nei giorni del coronavirus. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione Tele Ischia. Apriamo prima con le condizioni meteo. La settimana appena iniziata infatti sarà caratterizzata da un graduale aumento della pressione, un anticiclone che avrà contributi provenienti dall'Africa. Da martedì la pressione comincerà ad aumentare ed il tempo di conseguenza a migliorare decisamente su tutta Italia. Ma il tempo subirà un leggero peggioramento tra venerdì e sabato per il passaggio di una debole perturbazione. Ed ora la prima pagina dedicata al coronavirus, controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per evitare gli assembramenti di persone nei locali pubblici a seguito della ordinanza del decreto del governo di domenica. 40 persone, i carabinieri dell'aliquota delle mobili di Ischia, sono stati sorpresi assembrate all'interno di una paninoteca di Forio. Nessuna rispettava le distanze interpersonali di un metro e per questo il gestore del locale, un 52enne, è stato denunciato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità nazionale. I controlli ovviamente continueranno ancora per intera settimana ed anche oltre. Altri controlli contestualmente sono stati effettuati anche ad Ischia. Da oggi nel territorio del comune sono i vigili urbani che verificano il rispetto delle norme nei bar del centro. Intanto proprio ieri altri controlli e sanzioni anche in alcuni locali nel comune di Ischia. L'unità di crisi della Protezione Civile della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati 40 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Codugno di Napoli. Di questi 5 sono risultati positivi e come per tutti gli altri ora si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il totale dei positivi in Campania sale così a 120, di questi nessuno proveniente dalle 3 isole del Golfo, ma intanto si attende il consueto aggiornamento serale, chiedo scusa, delle 21. Il decreto definitivo della notte di domenica. Il Presidente del Consiglio Conte si è presentato in sala stampa nel cuore della notte per fare chiarezza su questo decreto che è relativo soprattutto alla Lombardia ed una serie di province. Diverse sono le varie forme di restrizioni che sono state previste, ma ascoltiamoci un passaggio delle dichiarazioni del Presidente Conte. Noi vogliamo garantire la salute dei cittadini. Ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio, ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi, però questo è il momento dell'autoresponsabilità. Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire, non dobbiamo contrastare queste misure, non dobbiamo pensare di essere furbi, dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori, soprattutto la salute dei nostri nonni, perché abbiamo scoperto che sono soprattutto loro, le persone più anziane, che sono esposte ai rischi, alle insidie di questo virus, che è nuovo, di cui non abbiamo grandi evidenze scientifiche, però ciononostante lavoriamo con tutte le cognizioni scientifiche che ci forniscono i nostri esperti, i nostri scienziati, e da lì noi maturiamo poi la base per assumere le decisioni. Ci assumiamo tutta la responsabilità politica di queste decisioni. State tranquilli, ce la faremo, saremo insieme, marceremo uniti, compatti, e speriamo che presto questa emergenza verrà superata. Nel frattempo, l'abbiamo già annunciato, ci predisponiamo anche per le misure economiche. Adesso in questi giorni stiamo lavorando a questo nuovo decreto, abbiamo chiesto lo scostamento di 7,5 miliardi, mercoledì si voterà al Parlamento, abbiamo un dialogo anche con le forze di opposizione, presto le incontrerò
hanno chiesto un incontro e sarà fatto anche con loro, l'abbiamo già fatto con tutte le associazioni di categoria, con tutte le parti sociali. Questo è il momento, nel rispetto dei ruoli, nella distinzione dei ruoli. Noi ci assumiamo noi la responsabilità della gestione, della conduzione di questa battaglia, ma è chiaro che vogliamo che tutti siano informati, siano partecipi di questo impegno, e quindi anche le forze di opposizione ho molto apprezzato che hanno preannunciato la volontà di un incontro con me e con gli altri ministri di voler discutere sulle misure economiche. Sarà fatto, e quindi ancora a tutti i cittadini vi invito, grazie per l'ascolto, e soprattutto vi invito ad essere fiduciosi, perché noi ce la faremo. Obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate in Campania dalla zona rossa, cioè la Lombardia, e dalle altre province. Lo prevede un'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania De Luca, ordinanza che è stata ripresa poi dai sindaci dei singoli comuni. Dovranno queste persone rientranti da queste zone mantenere lo stato di isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, ed ancora osservare il divieto di spostamenti e viaggi, rimanendo raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza di carattere sanitario. Ed in merito alla nuova ordinanza, il Presidente De Luca è intervenuto poi ieri sera in diretta a Canale 21 per alcuni chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda le regole da rispettarsi, per quanto riguarda l'assembramento nei bar, ristoranti e pub. Sentiamo De Luca. Allora, io sto spiegando in queste ore qual è il significato di queste misure che sta prendendo il Governo nazionale, che stiamo prendendo noi. L'obiettivo è quello di evitare, come tentativo estremo, la diffusione incontrollata del contagio di coronavirus in tutta Italia. Per raggiungere questo obiettivo bisogna fare delle scelte drastiche, e si è deciso, per esempio, che per le prossime due settimane, stiamo parlando adesso di due settimane, bisogna avere la chiusura di locali, evitare assembramenti. Noi abbiamo proposto e attuato già qualche tempo fa la chiusura delle discoteche, delle palestre, delle piscine, cioè dobbiamo dare una mano per tentare di frenare l'espansione del contagio. Se non riesce questa operazione, qual è la conseguenza? La conseguenza è che avremo negli ospedali un numero enormemente maggiore di ricoveri, perché se diminuisce la prevenzione aumenteranno i contagi incontrollati, e quindi si riverseranno nei pronto soccorsi e nelle terapie intensive migliaia di cittadini. Quindi il senso delle manovre in corso è questo: tentare in extremis di bloccare, alzando una barriera protettiva, il contagio generalizzato, per evitare poi di dover ricorrere sempre agli ospedali. Allora, se è questo l'obiettivo e si decide che per due settimane bisogna avere misure di controllo, non è che possiamo chiudere le discoteche e poi abbiamo, come è capitato la notte scorsa, a Napoli nella zona dei Baretti, in altre città della regione, nei centri storici, bar, pub, ristoranti che, non rispettando nessuna misura di sicurezza, il metro di distanza per le persone che siedono ai tavoli, si sono, come dire, accalcati uno sull'altro. È bene chiarire che non possiamo prenderci in giro più, perché se permane questo atteggiamento di irresponsabilità è chiaro che noi chiuderemo tutto. Nessuno può assumersi la responsabilità di far espandere il contagio in maniera incontrollata, perché qui si scherza con la vita delle persone. Allora, questo è il senso anche dell'appello che facciamo noi alla responsabilità. Lo dico alle ragazze e ai ragazzi: tutelate in primo luogo la vostra salute, la salute dei vostri genitori, dei vostri nonni, e lo dico ai gestori dei bar e dei pub. È chiaro che c'è da fare un sacrificio, ma non è possibile che per guadagnare 100 euro corriamo il rischio che poi perdiamo 100.000 euro, quando poi saremo costretti eventualmente a chiudere tutto, perché è evidente che se il contagio va fuori controllo dovremo prendere poi misure assolutamente drastiche. Sul porto di Pozzuoli, negli spazi prossimi agli imbarchi per l'emergenza coronavirus, sono stati avviati i controlli con l'ambulatorio mobile per coloro che si imbarcano sui traghetti Medmar, Gestur e Caremar. Ad essere interessati da questa misura precauzionale, turisti, pendolari e cittadini che da Pozzuoli sono diretti verso le isole di Ischia e Procida. Sul molo, prima dell'imbarco, ai passeggeri viene misurata la temperatura e vengono chieste le informazioni su provenienza e condizioni di salute, nonché l'esibizione di un documento di riconoscimento. I passeggeri possono così imbarcarsi
solo dopo un visto degli operatori sanitari che attesta l'effettuazione del controllo, visto che viene applicato apposto sul biglietto di imbarco. E le compagnie di navigazione Caremar, Alilauro, Snav e Navigazione Libera del Golfo effettuano il servizio di biglietteria nei nuovi prefabbricati provvisori collocati in un'area più prossima ai gate d'imbarco sul molo Beverello. Le persone munite di biglietto saranno indirizzate lungo un corridoio all'ingresso del quale sono effettuati poi i controlli. Stessi controlli sono effettuati anche a Calata Porta di Massa per tutti coloro che raggiungono le isole del Golfo via traghetto. L'area della biglietteria provvisoria al Beverello, posta di fronte ai bar alle spalle dei vecchi prefabbricati, è costituita da tre stecche. La prima è costituita dai bagni pubblici, la seconda dai punti vendita dei biglietti delle compagnie e la terza dai servizi alla clientela come l'edicola e il deposito bagagli. E lo dicevamo che a seguito delle nuove ordinanze in materia di riduzione dei contagi, anche i sindaci dei comuni delle isole stanno chiedendo ai concittadini che rientrano dai comuni della cosiddetta zona rossa del nord di comunicarlo alle autorità competenti al fine di poter effettuare tutte le verifiche. Siamo chiamati, scrive da Procida il sindaco Ambrosino, ad una prova di maturità e siamo certi che la nostra comunità saprà affrontare al meglio questa situazione, facendo prevalere in ogni luogo e in ogni momento il senso di responsabilità ed il rispetto delle norme. Un comportamento corretto, responsabile ed accorto è fattore necessario a tutelare un bene primario, la salute di tutti. E i vigili urbani di Procida, nel corso della loro attività di controllo sul molo degli aliscafi dell'isola, hanno bloccato oggi due cittadini provenienti dalla Lombardia. Questi al Beverello hanno passato i soli controlli sanitari che avevano avuto esito negativo, quindi è falso che siano stati trovati positivi al coronavirus, lo precisa il sindaco Ambrosino. I cittadini sono stati immediatamente reimbarcati e la capitaneria ha prontamente avvisato le forze dell'ordine della terraferma. Stiamo preparando, dice il sindaco di Procida, una nota per la prefettura e per la Regione Campania. È necessario che le biglietterie in terraferma ed i presidi di controllo sul territorio stiano attenti a verificare in maniera veramente efficace la provenienza di questi passeggeri. Grazie ad una collaborazione tra l'azienda ospedaliera dei Colli e l'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Pascale, due pazienti affetti da polmonite severa Covid-19 sono stati trattati con un farmaco off-label anti-interleuchina 6, che viene solitamente utilizzato nella cura dell'artrite reumatoide ed è farmaco di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica. Già a distanza di 24 ore dall'infusione sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti, soprattutto in uno dei due pazienti che presentava un quadro clinico più severo. Lo spiegano il direttore della unità di oncologia dell'azienda ospedaliera dei Colli, Montesarchio, il direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale, Ascierto. Ed è preoccupato il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, che commenta gli ultimi provvedimenti emessi nella notte di domenica dal governo. Sono insufficienti, dice, la legge è da modificare, ci sono molti controsensi. E Del Deo auspica una chiusura degli alberghi fino al Giovedì Santo. Sentiamo. Io credo che in un momento come questo, probabilmente insomma, i provvedimenti che sono stati presi sono ancora, diciamo, insufficienti per contrastare questo caso, tant'è che vedevamo oggi anche dal primo telegiornale che tantissimi sono partiti, probabilmente diciamo nostri concittadini dell'isola di Ischia sono partiti dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e stanno rientrando qui ad Ischia. Anzi, io colgo l'occasione per fare un appello a questi isolani che stanno venendo da quelle zone di mettersi in auto isolamento a casa, utilizzando se possibile un servizio a parte, ma nell'interesse non solo delle nostre popolazioni, ma nell'interesse anche delle loro famiglie. Credo che queste precauzioni sono le uniche cose che noi possiamo consigliare per cercare di debellare questa situazione. Sì, nei luoghi di ritrovo, i bar, i pub, cosa devono fare? Allora, i pub e i luoghi di ritrovo devono essere chiusi, però anche se sembra un controsenso, perché poi sono aperti i supermercati, sono aperti i negozi, sono aperti i ristoranti, quindi secondo me va ancora modificata questa legge per far sì che per i ristoranti, per esempio, c'è la legge che dice che devono stare a distanza di un metro uno dunque dall'altro, quindi facciamo appello al buon senso di questi che hanno dunque questi locali. Credo invece che negozi, supermercati dovrebbero far entrare un po'
a gruppi sparsi nei supermercati, proprio dunque per evitare queste cose, perché sembrerebbero un controsenso. D'altra parte, in una situazione come questa, diciamo che di controsensi ce ne sono tanti. Chiudere tutte le attività, chiudere tutti i negozi significherebbe veramente creare delle grosse difficoltà, anche per quanto riguarda dunque i rifornimenti che vengono dal continente, i rifornimenti che servono poi dunque alle famiglie. Dobbiamo ben sperare, speriamo che quanto prima si riesca a trovare questo vaccino per superare questa situazione. Speriamo, ripeto ancora, che il caso che c'è stato sull'isola d'Ischia sia un caso isolato. Non abbiamo avuto ancora il risultato delle seconde analisi che sono state fatte dall'Istituto Superiore della Sanità, perché se si dovesse verificare qualche altro caso, io sono per la chiusura degli alberghi fino al giovedì santo, insomma, perché almeno ci potrebbe essere una decantazione naturale sull'isola d'Ischia, e quindi individuare se sull'isola c'è qualcuno infetto. Se continuiamo invece a far venire dunque persone, il rischio naturalmente aumenta. Il sindaco di Forio sta gestendo nel migliore dei modi l'emergenza legata al Covid-19. Il commento di Nicola Manna, che è stato candidato sindaco alle ultime elezioni foriane col movimento Aria Nuova. Con le poche risorse a disposizione e al netto di qualche eccesso di irresponsabilità da parte di una sparuta minoranza di cittadini, il comune di Forio sembra quello più efficiente nella prevenzione dal contagio del coronavirus. In questi momenti, dice Manna, c'è da lasciare spazio all'unità civile e politica, oltre che al più volte richiamato senso di responsabilità. Vietate le celebrazioni delle sante messe in tutte le chiese. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sospende a livello preventivo fino a venerdì 3 aprile sull'intero territorio nazionale le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, ma anche i matrimoni. Come osserva il comunicato della CEI, si tratta di un provvedimento fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. Ed invita alla prudenza il vescovo di Ischia, Monsignor Lagnese. Usciremo, dice, presto da questa sofferenza. Ascoltiamolo. In verità noi avremmo voluto la partecipazione dei fedeli, però noi comprendiamo le ragioni anche della disposizione ultima del decreto Conte, le disposizioni del governo regionale, del sindaco di Forio, quindi comprendiamo e invitiamo tutti davvero ad essere prudenti, senza evidentemente cedere a situazioni di allarmismo o di panico, perché non ci aiutano, non ci fanno bene, però evidentemente c'è bisogno di una massima attenzione. Quindi siamo uniti e direi veramente in questo momento, come sempre del resto, mettiamo da parte ogni strumentalizzazione, polemiche, così, e cerchiamo di fare tutta la nostra parte, perché davvero possiamo uscire presto da questo incubo. A livello di vescovi della campagna, vi siete subito uniformati a quelle che erano le norme che venivano fuori. Adesso, alla luce di quest'ultimo provvedimento, la gente si chiede: fin oggi sono state chiuse le chiese di Forio, ma ecco, da domani, con questo nuovo decreto sull'isola d'Ischia, cosa ci dobbiamo aspettare? Qualche ulteriore restrizione nelle celebrazioni? Capiremo nelle prossime ore. Intanto noi invitiamo soprattutto gli anziani, gli ammalati, le persone debilitate a rimanere in casa e a unirsi spiritualmente al sacrificio di Cristo, che viene celebrato anche attraverso i mezzi della comunicazione, non solo qui sull'isola, ma anche in tante parti d'Italia, attraverso TV2000 e altri canali. Quindi invitiamo a fare questo. Poi comprenderemo se sarà necessario, con dolore certamente, noi ottemperemo anche a queste indicazioni, ma speriamo che questo non accada. Usciremo fuori dal tunnel, eccellenza. Certamente sì, e sono convinto che si stia facendo davvero il massimo perché si possa uscire quanto prima da questa esperienza che genera preoccupazione, dolore in tanti. Dobbiamo veramente essere uniti. Io sento che il Signore ci chiede davvero questo adesso, di essere uniti tra di noi, uniti con Lui, di credere che Lui è in mezzo a noi e di andare avanti con l'aiuto di Maria.
Il tampone non può essere un alibi per continuare ad avere abitudini improprie, non è uno strumento di difesa, vanno applicate onestamente le misure di distanza sociale previste e chi sta male deve stare a casa. È inutile fare la corsa al tampone, che rappresenta una risorsa importante da utilizzare quando è davvero indicata. L'ha detto Maria Capobianchi, la dottoressa di Procida, tra le responsabili del laboratorio dell'Istituto Spallanzani di Roma. Il tampone è un presidio medico-sanitario importante, dice, ma se fatto inappropriatamente rischia di rappresentare uno spreco di risorse. Quindi cerchiamo di essere efficaci, scegliendo in modo opportuno quando e dove effettuare i tamponi. Assumiamo responsabilmente pratiche che possano fermare il contagio del Covid-19. Per farlo occorre la serietà e il buonsenso di tutti. Nelle ultime ore si rincorrono sui social notizie e foto di assembramenti in alcuni locali accorsati della Movida. È il momento della serietà e del rigore. Evitiamo atteggiamenti pericolosi, rinviamo il divertimento e le serate in compagnia dei nostri amici. È il contenuto questo del messaggio del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Dalle zone rosse del nord sono tantissimi cittadini che stanno raggiungendo il sud Italia. Rivolgo, dice Ferrandino, una preghiera a tutti quelli che già sono giunti sulla nostra isola, insieme a quelli che lo faranno nel breve periodo, di restare in casa optando per un'autoquarantena preventiva. Fino a questo momento sull'isola la situazione è sotto controllo, grazie anche all'instancabile attività condotta dai sindaci e dalle amministrazioni locali. Tuttavia è bene essere preparati ad affrontare un'eventuale emergenza. Per questo motivo chiederò alle autorità competenti di utilizzare l'attuale sede del Palazzo Reale di Ischia come area da destinare eventualmente a zona di quarantena. La proposta a scopo cautelativo è firmata dal sindaco di Casamicciola Castagna, che sta redigendo un documento ad hoc per chiedere la disponibilità dello stabilimento balneotermale Buonocore, che è ubicato ad Ischia nella centralissima piazza Antica Reggia. Ed ancora il sindaco di Casamicciola Castagna ha firmato un decreto relativo alle misure cautelari da adottare per prevenire il contagio sul territorio comunale. Nello specifico il provvedimento prevede disposizioni per il personale della società partecipata Marina di Casamicciola, che è impiegata presso l'Eli Superficie Giovanni Paolo II. Castagna ha disposto che dall'8 marzo, sino a nuova disposizione, tutto il personale della partecipata Marina di Casamicciola dovrà svolgere esclusivamente l'attività di centralino, quindi rispondendo al telefono. Fino al 3 aprile all'Acquameno l'accesso del pubblico presso gli uffici comunali in piazza Santa Restituta sarà consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì dalle 15 alle 17 per le sole richieste o procedure urgenti ed indifferibili. E per superare il momento di crisi che sembra investire anche il settore del turismo della nostra isola occorre procedere immediatamente a predisporre atti che mirino ad allungare la stagione. Lo sostiene Aldo Presutti nel Movimento Libertà e Democrazia, che invita i colleghi albergatori e i sindaci a riunirsi attorno ad un tavolo. Sentiamo. La preoccupazione di questi giorni anche per l'isola di Ischia è quella legata a quale tipo di turismo andiamo incontro, vista la presenza di questa epidemia che ci sta facendo preoccupare un po' tutti in tutta la nazione. Aldo Presutti, che cosa si può fare per arginare questo fenomeno e quindi bloccare anche le voci negative che vengono? Allora, noi come movimento e anche come imprenditore noi stiamo lavorando su 10 progetti, come avevo già accennato martedì scorso, però un progetto lo vorremmo far partire immediatamente, che sarebbe il progetto della destagionalizzazione. Io mi sono già rivolto a un po' tutte le persone che conosco, sia a livelli regionali che a livelli nazionali, che hanno abbracciato immediatamente e hanno condiviso questa idea che voglio lanciare, di dire l'isola di Ischia aprirà probabilmente con un ritardo, però la stagione non terminerà. Ischia si andrà a trasformare da meta stagionale a meta diciamo destagionalizzata. Che cosa porta questo? Prima cosa la tranquillità ai lavoratori, che tutto quello che oggi sono preoccupati, vengo assunto, non verrò assunto, quanti mesi lavoro e questo, tranquillizziamo perché andiamo ad aprire gli alberghi e non le chiuderemo. Ovviamente è importante che ci incontriamo il prima possibile con tutti i sindaci e anche tutte le associazioni per coordinare il tutto, anche a chiaramente verificare già quello che mi hanno accennato, che avremo dei finanziamenti, delle agevolazioni a livelli regionali ma anche a livelli nazionali, perché questo sarebbe un esempio per tutta l'Italia per dimostrare che il turismo non è in pericolo. Ecco, noi potremo rischiare magari di iniziare con un mese di ritardo, però sappiamo che noi non finiremo il turismo a ottobre, ma sarà un turismo che andrà oltre. Chiaro,
poi dobbiamo pianificare con una programmazione, con manifestazione e quant'altro, però il fatto sarà questo: le strutture alberghiere resteranno aperti, avremo delle grosse agevolazioni economici sia gli imprenditori, i commercianti, i lavoratori, e daremo un segnale molto forte a tutta l'Italia che il turismo italiano prenderà questa situazione che oggi sembra tragica in un'occasione di grande opportunità. Quindi chiaramente l'appello a muoversi, ad incontrarsi è alle istituzioni e anche agli albergatori. Assolutamente sì, noi adesso dobbiamo fare squadra, vuol dire che mettiamo da parte tutti eventuali rancori, eventuali pensieri politici, ci sediamo a un tavolo permanente per concertare e per creare questa nuova idea e questa nuova prospettiva di far diventare Ischia realmente una località che non è più stagionale. E credo che oggi questo è un segnale importantissimo anche come esempio per tutte le altre mete turistiche. Diciamo, l'Italia, che è un paese che, e in particolare poi abbiamo il vantaggio dell'isola d'Ischia, è inutile che vado a ricordare tutte le nostre risorse, ma poter lavorare tutto l'anno non è un'utopia, sono fatti che si possono fare tranquillamente. Lo sport, il calcio, la Lega Nazionale Dilettanti si ferma. Il Consiglio Direttivo si è riunito in sessione straordinaria a Roma in videoconferenza e ha adottato il provvedimento di sospendere tutte le attività fino al prossimo 3 aprile. Abbiamo ritenuto che non bastasse fermarsi alle prescrizioni contenute nel decreto approvato l'8 marzo, ma che bisognasse adottare una decisione coerente con il momento che il Paese sta vivendo. Lo ha dichiarato il numero uno della Lega, Cosimo Sibilia. La tutela della salute di tutti coloro che sono impegnati nelle nostre attività, ha aggiunto Sibilia, doveva e deve restare l'obiettivo primario da raggiungere, ma anche il punto di partenza per considerare quale impatto poteva e può avere l'organizzazione delle tante gare che ogni settimana caratterizzano le nostre attività. L'Ischia Calcio comunica che a seguito della decisione di far slittare le gare di campionato almeno fino al 5 aprile a tutela degli atleti e di tutto lo staff, giusta indicazione del presidente Emanuele D'Abbundo, gli allenamenti sono sospesi fino a nuova comunicazione. Al fine di consentire il mantenimento fisico di ogni singolo calciatore, il professor Michelangelo Di Maio, preparatore atletico, fornirà una scheda individuale da eseguire nelle forme prescritte ed in ambiente salubre. Per tutti sarà comunque assicurata l'assistenza tecnica e medica in attesa di riprendere quanto prima il percorso agonistico. Questa decisione dell'Ischia scaturisce al fine di salvaguardare l'integrità fisica della squadra principalmente, nonché in ossequio alle restrittive norme cui tutti dobbiamo essere scrupolosamente osservanti al fine di annientare l'emergenza sanitaria in atto. Il CONI, stop per tutti gli sport di squadra. La decisione arriva dopo una riunione che si è tenuta nel pomeriggio ed è stata presa all'unanimità da tutti i rappresentanti delle federazioni degli sport di squadra, dal segretario generale Carlo Mornati e dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Stop a tutte le discipline sportive di squadra fino al 3 aprile, anche se sarà necessario un decreto specifico che verrà redatto nella giornata di domani, dopo aver incontrato anche il favore del ministro dello sport Spadafora. E questa sera appuntamento con la trasmissione sportiva di Teleischia a bordo campo Il Commento per affrontare l'argomento il calcio isolano nei giorni del coronavirus, ovvero come le varie società stanno affrontando questo momento di emergenza. Inoltre si farà il punto sul cammino delle varie squadre isolane impegnate nei campionati di eccellenza e promozione. Importante il parterre della trasmissione di questa sera. Gli ospiti con il direttore Enrico Buono e il nostro giornalista Claudio Iacono, ci sarà il calciatore Luigi Mennella dell'Ischia, l'allenatore Angelo Iervolino dell'Acquameno, il dirigente Massimiliano Pisani del Varano ed il giornalista Simone Vicindomini. Appuntamento quindi a tra pochissimo, come sempre in diretta dopo questa edizione del nostro telegiornale. Edizione che non si può concludere se non prima aver visto il meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Dunque chiudiamo questa edizione di inizio settimana del nostro telegiornale. Vi lascio in compagnia del direttore Enrico Buono e dei suoi ospiti per parlare a pallone fermo di quella che è la realtà sportiva in questi giorni del coronavirus. Noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.